un sito inserito un po' tutto quello che facciamo, ci occupiamo di consulenza, formazione e sistemi. Nel merito del CONAI, nel mettere davvero tutto il cuore che mettiamo ogni giorno con i miei collaboratori, abbiamo scandagliato questa opportunità di recuperare dei soldi che noi paghiamo, ma che ci spettano. E quindi da questo punto di vista, Laura, che è, diciamo, la responsabile amministrativa, nonché proprietaria di un'azienda importante del territorio trevigiano, la Borgo Molinio Vigna e Vini, e forse fu anche la prima a cui abbiamo proposto e lei insomma ci ha dato fiducia. Quando abbiamo recuperato questa somma, 15 o 16 che fossero, poi nel tempo se fai più esportazioni riesci anche a recuperarne di più. E da questo punto di vista Laura mi disse finché non li vedo in conto corrente non ci credo. E grazie a Dio l'abbiamo coinvolta in questo webinar veloce perché ci racconti, che sia testimone, Infatti io ho bisogno di testimone tutto quello oculare. ci racconti perché infatti quello che ho detto prima, il format è proprio quello, prevede che qualcuno dica veramente come funziona, perché la cosa è, noi diciamo sempre, esportare ci sono degli investimenti da fare, però ci sono anche i mezzi per recuperare gli investimenti, perché comunque sia come Laura, cioè tutti i produttori devono pure usare gli imballaggi. E adesso poi Silvia ci arriverà a spiegare tutto questo processo e poi andiamo a chiedere a Laura la sua esperienza, perché è comunque una cosa che deve fare. Perciò, se è un suo diritto, no, quello che facciamo noi è cercare di usare questi strumenti che esistono e che molte volte i produttori non conoscono, anzi, quasi mai conoscono. E sono regionali, parliamo di OCM, parliamo di tante altre cose, altri strumenti, e quindi mi fa piacere che portare un partner come te, Riccardo, cioè quindi come Proettica, che cos'è, 2014, giusto? Che è dal 2014 che fa un lavoro del genere e non parliamo solo di CONAI, infatti faremo anche altri incontri, vabbè, adesso Silvia poi ne parlerà anche lei. Però ecco che dà dei risultati tangibili, perché appunto Laura ci racconterà quanto tangibile è stato e lo è, non lo so, perché appunto un conto è dirlo, un conto è dimostrare, perché sai, è molto diverso, lo sappiamo bene. Tornando a noi, a quelli che sono riusciti a entrare, così almeno cerchiamo di ritornare velocemente su quello che può essere rimasto di scaletta, perché non lo so nemmeno io. Cerchiamo di salvare il salvabile. Torno qui a chi è arrivato adesso. Intanto mi scuso per il disguido del password e cose varie. È stata proprio una questione tecnica che non succederà più negli altri webinars. Abbiamo risolto, siete qui. Benvenuti, e quindi siete entrati con Riccardo Pilloni Proettica che vi ha dato il benvenuto. E benvenuti. Molti di voi mi conoscete già perché ci siamo iscritti, abbiamo qui Regione Sardegna, alcuni produttori, miei clienti già, abbiamo Città del Vino, abbiamo insomma, siamo ancora in pochi, ma siamo rappresentati bene. Quindi sono molto felice, vi ringrazio per la presenza. Stringendo velocemente, domande, perché so già che la maggior parte delle persone sa usare Zoom, però per le domande scrivete nella chat che quando finiamo cerchiamo di aprire le domande per tutto quello che è il CONAI, il rimborso, che è una cosa molto importante per voi. Per quanto riguarda il Brasile, noi avremo tutto il tempo del mondo perché sono 8 incontri. E quindi possiamo anche sorvolare quello che andremo a dire adesso del Brasile. Sono due cose, perché tutti i dati li sorvollo e troverete nell'ebook. Chi non l'ha scaricato ha fatto bene, perché i dati li ho aggiornati stamattina.
Purtroppo, perché i brasiliani mi hanno aggiornato stamattina i dati delle importazioni del 2020, quindi se avete scaricato ieri dovete riscaricare per avere i dati nuovi. Perciò vi invito a rifarlo. E comunque dopo l'evento vi mando il link attuale, insomma. Quindi io faccio velocissimo per poter dare appunto la precedenza a quello che è Conai. Tornando al perché di questo ciclo di incontri, l'abbiamo deciso di farlo con i nostri partners perché per intanto farvi capire l'importanza dell'export non in team ma in network, nel senso che fare un passo così. In primis si possono fare tutti, le grandi cantine ma anche le piccole, e si possono fare insieme o in rete le piccole cantine, cioè poi ne parleremo di questo, ma principalmente prendendo anche quelli che sono servizi, i servizi aggiuntivi che li portano appunto a riprendere, recuperare gli investimenti, accelerare i servizi, accelerare la visibilità, accelerare la comunicazione. Insomma, il mondo si è globalizzato, se uniamo le forze facciamo meglio. Dobbiamo però cambiare mindset. Detto ciò, andiamo, condividiamo velocemente e quindi vi dico se condividi, se mi dite solo se mi vedete. Un attimo. Mi vedete? Aspetta, vedete il mio schermo? Qualcuno può? Sì, ok. Allora, riproduci. Perfetto. Quindi questo, se volete minimizzare per poter leggere, a parte che io non vi faccio neanche leggere perché vado in fretta. Se volete minimizzare chi non ha sentito, potete spingere, cioè cliccare sull'icona del vostro, sulla vostra icona, dove la parola magica, non imparerò mai, su trattino basso, semiquadrato, semiquadro, cioè è difficile questa parola per me. Cliccate lì che poi vedrete solo me, poche parole. Allora, in primis, aspetta, se qualcuno non mi conosce, come Laura, perché ad esempio Laura non mi conosce. Allora, io sono Carina De Souza, sono brasiliana e sono la CEO del gruppo Sì, pronto, Ferri? Buongiorno, KPS. Come? ciao Ferri, sono Ivan della Proetica. Ciao, ti ricordi? Di chiudere un microfono, sono io qui. E sono del gruppo KPS Food & Wines. KDS Food & Wines è uno spin-off del nostro gruppo più grande che da 20 anni si occupa di portare le aziende italiane sul mercato brasiliano. Quindi noi aiutiamo le aziende italiane che vogliono esportare o investire sul mercato brasiliano in tutti i settori. Quindi seguiamo automotive, aerospaziale, energia rinnovabile e quindi ci siamo divisi in vari blocchi, quindi abbiamo dei responsabili che si occupano di diversi settori. Io seguo Food and Wines, quindi io mi occupo dei vini, io mi occupo di emozioni e di cose belle. Quindi ho fatto buloni per troppi anni e poi a un certo punto ho detto no, andiamo su quello che è bello e mi sono buttata su quello che è il vino. Da alcuni anni solo questo. Food and Wines, poi c'è la parte che fa solo wine experience, che sono enoturismo. Infatti, a parte la Sardegna, sa bene perché io mi occupo per loro anche di tutta la consulenza, i progetti di enoturismo per le loro cantine. E poi c'è la parte di formazione che facciamo all'estero e adesso anche in Italia, e tutto quello che è wine business, quindi nelle cantine ci occupiamo del management, comunicazione, poi ne parleremo anche di questo, e l'export che è il food wines, quello che stiamo facendo adesso. Quindi questa sono io guido tutta questa parte qua. Quindi detto ciò, andiamo avanti, adesso ci conosciamo già. Quindi questi saranno i nostri appuntamenti, quindi riceverete questa, se non avete visto nel link, riceverete tutti questi appuntamenti che adesso sorvolo, ma sono 8 incontri.
e andiamo a toccare un pochino vari argomenti per riprendere quelli che sono i soldi degli investimenti che uno fa quando esporta. Andiamo a toccare anche qualità, comunicazione, virtual tour, comunicazione, neuromarketing, neuroscienza per la vendita dei vini, insomma tante altre cose, i dazi e cose varie. Poi qui ci sono i numeri delle vendite dei vini in Brasile quest'anno, che è aumentato del 26,5%, con un consumo interno del 31%. Io qui vi volevo solo far notare una cosa, e poi dopo vado avanti ed ho finito, che il Brasile è un'opportunità perché quest'anno, nell'anno della pandemia, è cresciuto tantissimo l'importazione dei vini, anche italiani, ed è aumentato tantissimo la produzione anche interna. È aumentato talmente tanto la produzione nazionale che le cantine brasiliane a un certo punto hanno dovuto smettere di produrre perché non avevano più la materia prima, ok? Non avevano più bottiglie, tappi, cioè è andato, finito tutto, anche le scatole, i cartoni, e hanno dovuto iniziare a importare. Perciò il costo del vino brasiliano è aumentato tanto nel secondo semestre. Questo ha fatto sì che a un certo punto hanno proprio smesso di produrre, perché neanche importando non erano più competitivi sul mercato. Il prezzo del vino brasiliano è arrivato come il prezzo dei vini importati, e ha fatto sì che nessuno riesce a cedere, beh, non so cosa dire, ha fatto sì che il mercato andasse un attimo in, non dico crash per i nazionali, però i brasiliani come alternativa hanno iniziato a esportare, e il mercato interno ha aumentato l'importazione. Perché i brasiliani hanno detto: se io devo pagare così tanto per un prodotto nazionale, preferisco pagare per un vino italiano, francese, spagnolo. Quindi sono aumentate le vendite dei vini stranieri. Questo succederà ancora per quest'anno, probabilmente anche per il prossimo, perché il governo brasiliano ha aperto, diciamo, la gara agli investitori per la tecnologia per produzione di bottiglie, tappi e tutte queste cose. Anzi, io lavoro con il governo brasiliano e stiamo cercando questi investitori, ma sapete anche voi che non si mette su un'azienda che produce bottiglie da un giorno alla notte. Quindi, comunque sia, saranno ancora un paio d'anni abbastanza interessanti, e una volta che si entra in un mercato così, se si fa un buon lavoro, ci si rimani. Ok? Questa era il discorso opportunità. Detto ciò, vedrete tutti i numeri delle vendite fatte, ok? Io vi lascio il sito anche di riferimento. Vi dico solo, per chiudere, canali di distribuzione in Brasile sono diversi dai canali italiani e comunque quelli normali di solito. Non si vende solo sull'Horeca e sul GDO, ma i più interessanti sono i VIP, quindi canale diretto. Si entra in Brasile tramite un importatore, tassativamente, non si può vendere direttamente, si deve entrare tramite una società che ha un codice, che è un radar, una licenza, e questo è quello che assume tutte le responsabilità penali, fiscali, e è quello che sdogana e che ha a che vedere col DAS, famoso Dazio. Lui quindi c'ha anche il suo markup, quindi è il primo intermediario. Dopo di lui poi si va avanti. Perciò c'è da fare un'analisi, guardate quanto è grande il Brasile. Il Brasile ci stanno 27 volte, l'Italia sta 27 volte dentro il Brasile, è considerato come 5 continenti diversi a livello di cultura. Quindi un vino non è che si arriva lì e dice: ho il mio vino. L'analisi è fondamentale, un'analisi di posizionamento, perché non è detto che vada bene subito a San Paolo, dove vorranno andare tutti. Quindi, e poi il canale di distribuzione, VIP, perché se io ho un Bulgari, un Brunello, un vino che ha un certo A, con i prezzi che arrivano, io non posso pretendere di venderlo ovunque. Quindi, canale VIP, l'e-commerce e il wine clubs. I wine clubs da noi, cioè ce ne sono più di 300, ed è quello che è la distribuzione più, quella che cresce sempre di più. Quelle che fidelizzano i clienti e fidelizzano anche il fornitore. Quindi
è tutto un discorso diverso, c'è una mentalità diversa. Quindi è molto importante. E osservazione in su, non c'è scritto Brasile, Brasil, si chiama Repubblica Federale del Brasile. Sono 26 stati indipendenti. Ciò significa che ognuno ha le sue tasse, ognuno ha le sue regole e non è così semplice passare prodotto da uno stato all'altro. Detto ciò, parleremo di queste cose in un altro incontro. Era solo per capire che ci sono le opportunità, ma non è, ciò non significa che si va lì e si vende vino come se niente fosse. Ok, perché ci vuole organizzazione, strategia, pianificazione e tutto il resto. Io adesso vi ringrazio intanto per questa prima parte, cerco di passare la parola intanto a Silvia di Proettica, che ci parlerà di quello che... Aspetta che esco, un attimo solo. Intanto tutte queste informazioni troverete... Sono uscita, Silvia? Sì. Sì, okay. Sì, ok. Troverete grazie, carina. Nell'ebook, ok, tutti i dati, tutta questa informazione. E qui e lascerò adesso la parola a Silvia, appunto, di Proettica, che ci darà tutte le informazioni importanti, utili per le quali ci siamo trovati qui principalmente, che è conoscere il CONAI per quello che è la possibilità di rimborso di quelli che sono gli investimenti che facciamo con l'impatto. Ok? Silvia, grazie, do a te allora la parola. Prego. Grazie Karin. Buongiorno a tutti, innanzitutto io sono Silvia, Silvia Parpinello, faccio parte del team di Proettica dagli albori, quindi dal 2014, e in qualità di consulente e formatore in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente per l'appunto e sistemi di gestione. Oggi il focus del mio intervento, come ha anticipato a Karin, che ringrazio, è parlare insieme di CONAI. CONAI magari un tema già conosciuto, ma il focus principale è l'opportunità legata al CONAI. CONAI che magari abbiamo sempre vissuto un po' passivamente come il piccolo quantum che dobbiamo versare al fornitore dell'imballaggio. Quindi insieme vedremo, come vedrete dall'indice, di cosa si tratta, quali sono i soggetti obbligati, la dichiarazione import, ma la cosa per noi più importante è vedere insieme il diritto al rimborso, nonché appunto gli imballaggi declinati al nostro settore, il settore vitivinicolo. È importante partire dalla premessa appunto del CONAI, fermo restando che queste poche slide che vedrete hanno solo la finalità di darci un filo conduttore. Poi in qualsiasi sede che voi ritenete opportune esplodiamo e li caliamo sulla vostra realtà, perché ogni azienda, ogni cantina ha uno scenario diverso e quindi si aprono magari dinamiche e questioni diverse a seconda della nostra realtà. Per ogni cosa, ogni dubbio, ogni chiarimento, ogni necessità, vi prego di usare la chat e poi a fine, in coda al mio intervento, riscontriamo insieme le domande e vediamo se posso darvi un feedback. Bene, allora cos'è CONAI? Il CONAI è il consorzio senza finalità di lucro che è stato istituito come strumento per garantire ai produttori e agli utilizzatori, perché parleremo sempre di queste categorie, produttori e utilizzatori, per raggiungere quelli che sono gli obiettivi che il testo unico ambiente si è prefissato, obiettivi che parliamo di riciclo e di recupero dei rifiuti legati all'imballaggio. È un tema importantissimo, soprattutto in un'epoca come questa, la tutela dell'ambiente di riflesso, quello che vogliamo sia il futuro per i nostri figli, per le generazioni che verranno. E non può essere bypassato l'aspetto legato alla tutela del rifiuto, alla gestione corretta, sana e consapevole del rifiuto e quindi di riflesso dell'imballaggio. Quindi CONAI è stato istituito ancora nel 97, ormai 20 anni li ha compiuti da qualche tempo, la maggiore età l'ha raggiunta, col decreto Ronchi, e nel 99, quindi un paio d'anni dopo, è entrato proprio in vigore in maniera cogente l'obbligo di aderire, per cui chi sono i soggetti obbligati a iscriversi?
i produttori di imballaggi. Vedete le definizioni, richiamiamo, io vi lascio, vi risparmio gli aspetti legati alla normativa, però è giusto per darvi il riferimento dal decreto legislativo 152 del 2006, più famoso come testo unico dell'ambiente. Quindi lì trovo la definizione di produttore di imballaggi, chi appunto riveste questa qualifica in quanto tale è obbligato a iscriversi al CONAI, e l'utilizzatore di imballaggi. Anche qui la definizione la ritrovo nel testo unico ambiente. Pertanto chi si colloca e si qualifica in questa definizione, quindi il produttore piuttosto che l'utilizzatore, è obbligato ad aderire al CONAI. Nel nostro caso, se siamo tutte cantine che stiamo partecipando, rinnovo anche il mio ringraziamento ai partecipanti, siamo utilizzatori in quanto acquirenti e riempitori di imballaggi vuoti che noi riempiamo e poi destiniamo alla vendita, vendita che può essere nel territorio italiano piuttosto che all'estero. Noi viviamo di imballaggi. Quando vado nelle cantine dei nostri clienti, prima per gestire gli aspetti della sicurezza, e quindi andiamo a gestire insieme l'elenco dei fornitori per qualificarli, nella maggior parte dei casi la maggior parte dei fornitori dell'elenco sono fornitori imballaggi, cioè chi mi fornisce il pallet, gli alveari, i cartoni, le bottiglie, i tappi, le gabbiette. Quindi davvero noi siamo sommersi di imballaggi, proprio come connotazione di azienda, di cantina, e quindi è un tema sicuramente per noi importantissimo. Quindi sicuramente se rientriamo nella categoria dell'utilizzatore, in quanto tale dobbiamo aderire. Magari vedendo insieme le varie casistiche scopriremo che neanche lo sappiamo, non siamo neanche consapevoli, siamo già iscritti al consorzio. Perché cosa è successo? È entrato in vigore l'obbligo, il consulente del lavoro di default c'è iscritto, ma oltre all'atto dell'iscrizione noi non abbiamo saputo null'altro. Invece quello che magari è saltato come passaggio è la consapevolezza delle opportunità anche legate al CONAI, fermo restando che appunto CONAI, grazie all'istituzione ancora nel 97, ha già avuto degli obiettivi fantastici, perché non si sono dovute creare 130 discariche, quindi in tema ambientale abbiamo già avuto un risultato molto importante. Dall'altra parte possiamo anche vedere l'opportunità per noi imprenditori, per noi cantine, e quindi dopo vedremo, l'ha anticipato Riccardo, ne ha parlato anche Karine, quello che è il diritto al rimborso. Quindi abbiamo detto chi ha il CONAI, quali sono le categorie obbligate all'iscrizione, come aderiamo. Adesso è tutto telematizzato, una procedura telematica ormai dal 1 luglio 2019, e vedremo insieme quella che è la quota magari che è calata sulla singola azienda per aderire, ma può essere che appunto troveremo nella singola azienda che risultiamo già iscritti, per cui quell'adempimento iniziale possiamo anche fare a meno di farlo perché è già adempiuto. Sono iscritto al CONAI, cosa vuol dire? Vuol dire che io ho adempiuto innanzitutto un obbligo che diversamente, in caso di mancato adempimento, può dare luogo alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro. Quindi questo è molto chiara la normativa. Quindi l'obbligo di iscrizione è palese, se rientro appunto nelle categorie che abbiamo visto prima. Dichiarazione import, quanto potrebbe essere obbligatorio? Nel momento in cui io importi degli imballaggi dall'estero, quindi ho l'azienda spagnola che mi fornisce il tappo. La vedremo magari in separata serie, però potrebbe essere un obbligo a cui dobbiamo dar luogo, ma potrebbe essere anche che sulla scorta di quanto io ho importato dall'estero, al di là dell'obbligo dichiarativo, non ci sia nulla in termini economici da versare al consorzio, perché ci sono delle soglie cosiddette di tolleranza, di esenzione, che mi danno modo di evitare qualsiasi tipo di esborso da questo punto di vista. Ma la parte per noi più interessante e forse meno conosciuta, poi lo spiegherà anche Laura, perché anche lei a suo tempo era iscritta quando ci siamo conosciuti nel 2000 in occasione di un convegno come questo, solo che all'epoca il periodo storico ci permetteva di farlo di persona, che a mio avviso è la cosa migliore. Lei era iscritta, però non era a conoscenza di tutti gli aspetti correlati poi al consorzio.
Quindi l'aspetto per noi più importante è l'opportunità, perché di fatto qual è l'aspetto a volte che non ci permette di fare il passaggio in più? Perché non siamo a conoscenza delle opportunità, al pari del discorso collegato alle esportazioni che Karin diceva prima. Magari io esporto poco o non esporto perché sono bloccato nei termini del pensare, della burocrazia, di tutti quegli aspetti magari economici che un'azienda deve supportare per poter provare a approcciarsi al mercato estero. Ma ce l'ha insegnato un po' il 2020, il 2020 ci ha messo a dura prova, ha bloccato fortemente la ristorazione, che per noi cantine è uno dei clienti maggiori, e quindi ci siamo un po' dovuti reinventare, no? C'è chi ha aperto l'e-commerce piuttosto che chi l'ha implementato, quindi abbiamo dovuto un po' studiare il piano B. E l'aspetto legato all'export secondo me è fondamentale, soprattutto nell'ottica di un imprenditore che vuole crescere, e la crescita, soprattutto perché i concorrenti sono tanti, è quella che può fare la differenza. Quindi l'export cosa vuol dire? Cioè la possibilità di chiedere rimborso. Se noi vediamo quando paghiamo le fatture al fornitore di carta, al fornitore di bottiglie, vedremo che in fattura c'è esposto il cosiddetto contributo CONAI, CAC, chiamiamolo come vogliamo. La sigla magari non è bella da pronunciare, comunque il significato è contributo CONAI, ambientale CONAI. Quindi paghiamo quella quota che serve per permettere a quell'imballaggio, nel momento in cui diventa rifiuto, di essere ammortizzato nel sistema e di permettere di garantire il ciclo che permette poi a quel rifiuto di essere gestito nella maniera corretta, corretta dal punto di vista ambientale, dal punto di vista chiaramente di quella che è la normativa di riferimento, testo unico ambiente italiano, ma non solo, le direttive europee che chiaramente sappiamo a cui dobbiamo sottostare. Quindi lì noi paghiamo un quantum per dar modo che l'imballaggio sia gestito, abbia tutta una vita corretta, di impatto poi per l'ambiente. Ma quel contributo l'abbiamo pagato, l'abbiamo anticipato noi, per garantire che questa corretta gestione avvenga nel territorio italiano. Okay? Quello che l'aspetto in più è che nel momento in cui io vendo all'estero ho diritto a recuperare, perché chiaramente quello che io ho versato e anticipato per me, permettere questa gestione virtuosa del rifiuto dell'imballaggio non viene messa in atto, perché il rifiuto, il futuro rifiuto esce dal territorio, quindi esce dalla mia gestione. E pertanto io, sulla scorta di quanto esportato in termini proprio quantitativi divisi per imballaggio, posso richiedere il rimborso. Rimborso che finché non facciamo il cosiddetto conto della serva, non ci rendiamo conto di quanto può essere. Anticipava prima Riccardo di quella che è stato il rimborso il primo anno avuto da Laura, dall'azienda Borgomolino. Cifre importanti, chiaramente tutte proporzionate sulla scorta di quanto io ho esportato. Ma giusto per farvi capire, ogni imballaggio ha un importo di rimborso diverso. Per esempio, vedete, il rimborso della plastica può arrivare fino a 546 euro a tonnellata. Quindi capite, sono cifre importanti. Perché può arrivare fino a 546 euro? Perché ci sono diverse classi in cui classifichiamo e diversifichiamo le tipologie di plastica, ma questo ve lo risparmio. Il vetro, chiaramente per noi è l'aspetto più importante perché è quello che pesa di più, la bottiglia. Il rimborso può arrivare fino a 31 euro a tonnellata, cioè parliamo di bei soldi che tornano indietro, soldi che potremmo investire in qualsiasi altro aspetto che è sicuramente necessario o che ci può fare il salto in più. E abbiamo visto nella maggior parte dei casi che l'aspetto legato al rimborso CONAI è un aspetto che non è stato diffuso e meritava di essere diffuso, soprattutto perché era un'opportunità. Ci troviamo nella situazione in cui c'è sempre l'imprenditore che deve dare, no? Almeno nel momento in cui abbiamo la possibilità di avere indietro qualcosa, è giusto e è un nostro diritto saperlo. Ovviamente dicevamo, più esportiamo, più abbiamo diritto a rimborso, più rimborso si fa bello importante. Quindi l'incentivo all'esportazione è un incentivo a monte perché a mio avviso proprio fa parte della crescita, fa parte della possibilità per un'azienda di non limitarsi al proprio orticello. L'Italia è un paese straordinario, a parte che dopo l'intervento di Karina ho una voglia matta di andare in Brasile, ma al di là del Brasile ci sono tantissimi mercati a cui possiamo approcciarci.
E quindi sicuramente è un aspetto da valutare, non fermarsi mai al nostro orticello, cercare sempre di andare oltre. Questo un po' è un po' il sunto di quello che è il CONAI dal punto di vista delle possibilità e poi degli adempimenti. L'aspetto importante è la scadenza, perché voi sapete benissimo, noi viviamo di scadenze. Se vediamo l'agenda, già oggi ne avremo un paio. La scadenza del CONAI per aver diritto poi al rimborso è sempre l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno. In quell'occasione devo presentare la pratica riferendomi alla competenza dell'anno precedente, quindi quanto ho acquistato e quanto io ho venduto nell'anno precedente. Questo è il metodo più semplice. Diversamente c'è un altro metodo che si chiama ex ante, in cui io prevedo quanto andrò a esportare. Però vabbè, magari lo valutiamo strada facendo, è un sistema che non sposiamo molto, ma perché con l'ex post, quindi riferendomi all'anno precedente, ho la certezza dei dati che lo comunico e pertanto ho la certezza di quanto posso aspirare a avere il rimborso. Ecco, adesso poi vediamo insieme le domande che ci sono state, così cerchiamo di risolverle in tempo reale. Invito comunque a contattarci, vedete abbiamo previsto questa formula come se fosse una sorta di regalo a chi ha avuto il tempo di seguirci, di una mezz'ora di consulenza gratuita telefonica, ci contattate tramite telefono o mail, in modo tale magari di calarci proprio nella vostra azienda e capire insieme l'opportunità declinata sulla vostra realtà. Grazie mille intanto per la pazienza, spero di essere stata chiara, di non aver parlato troppo veloce, per ogni cosa siamo qui. Chiarissima, a me no, vabbè, io sono di parte. Tu sei di parte, eh. Sono di parte, ma credo che sia stata chiarissima anche perché chi non conosceva ancora, almeno ha avuto la possibilità di fare questo primo, come si dice, avere questo primo contatto, che non è male, anche perché avere anche questa mezz'ora di chiacchierata con voi non è male, perché appunto credo che sia molto personalizzabile, no? Cioè uno è esportato X, l'altro Y, e quindi lì dovete fare un po'. Io mi ricordo l'anno scorso i nostri clienti, perché questa è la seconda volta che lo facciamo insieme, insomma hanno fatto una chiacchierata, insomma hanno capito meglio ognuno la propria situazione. L'invito che vi faccio però è che dovete contattare subito, perché siamo già al 5 e quindi naturalmente, e poi insomma ci vuole il suo tempo. Ecco, qualche domanda c'è, però io lascerei le domande, magari prima io sentirei Laura, perché Laura è la prova vivente di ciò che avete fatto, ma più che altro anche sentendo Laura possono venire altre domande, così magari dopo facciamo un po' in botta risposta di tutto, tanto facciamo in tempo. Intanto Laura, grazie, benvenuta. Laura Bellese. Riccardo, la presenti te velocemente, che così è meglio, visto che è una cliente vostra. Magari diventa anche mia, che adesso esportiamo anche in Brasile, Laura, perciò intanto ci siamo conosciute. Però, ecco, intanto è ancora vostra, perciò la presenti te. Prego. Io ci provo. Borgo Molino è, diciamo, un'azienda storica. Okay. Nasce dal suocero di Laura, se non sbaglio. Aiutami Laura. Sì, ti aiuto, dai, nella storia. Dal 1922 che siamo in piedi, dai. Io non c'ero, per fortuna ancora, però... Accompagnata dai due figli Pietro e Paolo, e che poi, diciamo, in virtù di... diciamo, dell'entrata di Laura, hanno iniziato, diciamo, a creare davvero questa grande realtà presente nella zona di Conegliano. Insomma, siamo a ridosso della zona di Conegliano, e diciamo una realtà che è cresciuta negli anni, diciamo, sempre in modo davvero esponenziale. E hanno un'organizzazione forte. Sono certificati BRC, vero Laura? E da questo punto di vista, pur avendo sicuramente anche loro risentito di questa annata, diciamo, veramente dura per tutti, è un'azienda, insomma, che pensa in grande e che sta costruendo grandi opportunità per le persone che ci lavorano e anche per tutta la filiera dei partner come noi, insomma, che cercano di dare supporto per mettere nelle condizioni l'azienda di lavorare meglio, insomma. Non so se ho detto, non ho detto sicuramente tutto.
Ecco, lascio la parola a Laura. Buongiorno a tutti, intanto io sono Laura, appunto. Grazie mille della presentazione, vabbè. Insomma, benvenuta, Laura. Di tutto. Quindi, Laura, quante bottiglie producete all'anno? Come... Più o meno l'anno scorso abbiamo sfiorato i 7 milioni. Ah, però. E come per noi è andato, come export è un dato importante perché siamo arrivati finalmente ad avere il 30% di esportazione. Per noi è molto, poi magari tantissime cantine esportano anche il 90% per noi. Complimenti, perché siete una bella realtà. E ci racconti Laura, allora, come hai fatto conoscere Connai e quando? Perché questa è una cosa importante, visto che non è una cosa da tutti. No, diciamo che allora il Connai già lo conoscevo, penso di essermi iscritta da sola a memoria nel 1999. Quando c'era appunto l'obbligo dell'iscrizione, ma una cosa che era anche cartacea al tempo, cioè ti mandavano via raccomandata o via posta il modulo, tu ti dovevi iscrivere per quello era e quindi non c'era molto da fare. C'era solo questa iscrizione e il pagamento del contributo, così una tanto per l'iscrizione. Poi in realtà noi avevamo un'azienda agricola, perciò gli adempimenti erano molto più scarsi di quelli che abbiamo ora. Oggigiorno. Perciò era visto, sì, appunto, come diceva Silvia, un contributo. Quindi, come tanti contributi italiani, lo dai e basta. Cioè, non è che ci pensi più, non era neanche un gran importo, quindi veniva un po' accantonato. Ed è stato accantonato fino al 2015-2016. Nel frattempo abbiamo aperto la nostra azienda commerciale, perché come quasi tutte le aziende hanno quella agricola e quella commerciale. Quando è stato il momento di fare il passaggio, appunto, c'è stata un po' l'esplosione. Esplosione e uno inizia a guardarsi intorno. Poi ho avuto la fortuna, perché di fortuna si parla, probabilmente ci avrei messo qualche anno in più, di fare un incontro, di incontrare Proetica e di fare... Loro hanno fatto un incontro nel 2016, inizio 2016 forse, ma vado a memoria. E questo incontro, appunto, tra le altre cose, prevedeva la presentazione del CONEI. Ma presentazione, cioè all'inizio tutti hanno detto cosa vuoi presentarmi il CONEI? È un consorzio, dobbiamo aderire, cioè il contributo è questo. E poi invece se uno ascolta impara, no? Come si suol dire. E ho imparato tante cose. E da lì ho detto, ma scusa, perché io non ho mai chiesto il rimborso se è una cosa che appunto mi deve essere data? Naturalmente i rimborsi non è che te li vanno a presentare, no? No. Cioè, devi essere più sveglio. I contributi sono sempre dovuti, i rimborsi anche no, voglio dire. Perciò mi sono un attimo guardata intorno, poi sono andata in ufficio, ho iniziato a farmi due conti e ho detto, ma guarda, forse è meglio che ci proviamo. Ho iniziato con Silvia. Silvia, quindi poi la chiave, insomma. Mi stai dicendo che fino a quel momento comunque non conoscevi, cioè, gli adempimenti. E diritto, no. Cioè, il diritto di rimborso e tutto quello che potevi fare per, cioè, sapevi, sì, dovevi pagare, sempre pagato, ma non sapevi che avevi appunto tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Il diritto al rimborso, esatto. Proprio nessuno me l'aveva mai prospettato, probabilmente noi, come, io penso di non essere l'unica, quando entri in ufficio sei sommerso da milioni di cose da fare e fai sempre, quando c'è qualcosa che invece... Puoi avere, dici sempre, vabbè, lo lascio lì, lo faccio dopo perché devo produrre. Poi in realtà non è che funziona sempre così, bisognerebbe essere un po' più accorti. Guarda, ti capisco benissimo, perché noi quando facciamo le consulenze diciamo ai produttori, guarda che per andare all'estero c'è da investire, ma noi ci occupiamo anche di cercare di farti recuperare. Se... guarda che ci sono, esistono gli strumenti, ma in effetti sembra un'utopia, perché capisco benissimo. Non so di cosa stai parlando, ho capito. Il problema è che poi sembrano molto laboriosi e all'inizio forse lo sono, però. Stavo per chiedere questo, poi i tuoi primi passi per questa, dopo che hai conosciuto Silvia, che ti ha spiegato, ti ha fatto questa consulenza, i primi passi a livello di documenti, di tutta la parte burocratica e raccolta, dati e tutto il resto, avete fatto tutto voi in azienda o avete poi delegato, cioè come poi è funzionato il primo anno? Perché per quello che so il primo anno è il primo, è quello più duro. No, non è duro, nel senso che è laborioso, perché uno bisogna che capisca bene com'è, cosa serve per avere un rimborso, no?
più che altro sono i dati da reperire la cosa più difficile, perché appunto la prima volta che lo fai devi capire, sì, ma di cosa ho bisogno, di quali dati? Allora hai bisogno magari di statistiche di vendita piuttosto che di documenti fiscali alla mano. Io mi ricordo che la prima volta ci ho messo una settimana per farlo, più o meno, insomma, una settimana, più o meno. E non capivo bene come funzionava perfettamente, e poi, insomma, quando ho visto il risultato mi sono resa bene conto che poteva essere una cosa molto, molto favorevole. Ma tu ci puoi parlare di questi risultati? Cioè, è una cosa molto... Come diceva... Sì, no, beh, io mi sono... Tangibile, perché naturalmente, come ti ho detto, ci sono dei produttori, quindi magari, sai, quando uno dà una testimonianza anche a livello di numeri, si trasente. Cioè, se è una io cosa adesso non mi ricordo sinceramente quante bottiglie esportavo, si è ricordato l'ultimo proetica della cifra, io me l'ho pure dimenticata, ma insomma è una cifra importante. Per noi, vabbè, il primo anno erano sui 15.000 euro, 16.000 euro di rimborso, insomma. Ho sgranato pure gli occhi quando li ho visti, perché non ci credevo proprio. E effettivamente poi mi sono anche pentita e ho detto, ma quanto scema sono stata a non farlo prima. Però se uno non le sa le cose, non è che si può dare la zappa sui piedi, come si suol dire, no? Poi gli anni seguenti. Poi gli anni seguenti, va bene, adesso ci metto una giornata, mezza giornata, tra le altre cose, insomma lo faccio. Perché poi mi sono unita a degli strumenti adeguati per quello che mi interessava. Perché ogni azienda ha le proprie difficoltà, ognuno ha i componenti diversi, no? Cioè se io ho 24.000 bottiglie di peso diverse, magari una cantina ne ha solo una, tanto meglio, siete ancora meno a fare i conteggi. Se uno ha 10 tipologie di gabbiette, ci sta di più, però insomma uno poi si attrezza, no? Di necessità virtù, come si suol dire. E con dei semplici file Excel uno riesce anche a ottenere dei buoni risultati. Però io sono onesta, arrivo a fare i conteggi, poi c'è la proetica che mi dà una mano, perché sulla normativa chiaramente sono loro informati e non io, non è il mio mestiere, ognuno il suo, perciò secondo me serve lo studio. Certo, ognuno certo. Fa di testa propria, però a me va bene così. Per non rubarti troppo tempo, Laura, ti faccio un'ultima domanda io. Cioè, se dovessi lasciare un messaggio a chi ci sta ascoltando, perché comunque dopo il video lo mandiamo, cioè, ai produttori che non sono riusciti magari a entrare per problemi tecnici, che cosa ti senti di consigliare riguardo appunto a questa richiesta di rimborso, cioè comunque al tema Conai? Perché cioè, se dovessi lasciare... Sicuramente non è una perdita di tempo, è un investimento. Perciò sicuramente per chi esporta si deve fare. Valido, è una cosa da fare. Infatti. Si deve proprio fare. Non è una perdita di tempo, ripeto, all'inizio magari uno può trovarsi in difficoltà, ma c'è Silvia, c'è Proetica, tutto lo studio che ti dà una mano. Vengono anche in azienda, venivano in azienda, poi adesso insomma è un po' più difficile, però. Adesso se la tirano. Ti danno una mano. Sì, no. Però conviene sicuramente farlo, anche perché il tempo che ci impieghi, insomma, ne vale la pena. Diciamoci la verità. Ho un paio di domande anche qui, forse per Silvia. Poi se avete delle domande anche per Laura, se Laura può stare altri 2 minuti con noi. Ho 2 domande per Silvia e poi c'è un'altra domanda di Giuseppe che magari è un po' più, credo, sempre per Proetica. Allora, Silvia, buongiorno. Lei ha detto che la scadenza per presentare la pratica di rimborso è l'ultimo giorno di febbraio, ma se avessi dei problemi tecnici di vario genere, c'è la possibilità di prorogare la data? Allora, grazie della domanda. Sì, allora, per avere diritto al 100%, che quindi è quello a cui aspiriamo, avere il massimo, la data è improrogabile, quindi l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno. È vero che Conai ti permette di presentare la pratica entro 30 giorni da quella scadenza, quindi vale a dire per fine marzo, avendo però diritto al 75% del rimborso. Quindi ovviamente la finalità è avere il massimo. Cioè è successo qualche anno, perché è vero, quello che diceva Laura circa il reperimento dei dati non è così immediato, soprattutto il primo anno. Noi cerchiamo di supportare e quasi sostituirci all'interno dell'azienda per permettere di arrivare poi all'obiettivo, che è quello di presentare la pratica nei termini utili per avere il massimo, perché quello è l'obiettivo.
Tante volte problemi tecnici, come diceva appunto Ivan, che ringrazio, possono mettersi in mezzo e quindi quel giorno in più potrebbe farci sfociare in marzo. C'è la possibilità, però hai diritto al 75%. Quindi... Perché febbraio ci frega. Cosa? Febbraio ci frega, è più corto. Capito, lo so, però come tutte le pratiche di rimborso, la scadenza è l'aspetto fondamentale, perché il tentativo un po' all'italiana è quello di chiudere i rubinetti, no? E quindi stimolare la pratica nei tempi congrui, anche perché poi il consorzio fa un'attività istruttoria circa la bontà dei dati, le incrocia, e quindi deve permettere al consorzio di avere il tempo tecnico per elaborare la pratica, e alla volta di ottobre poi, se l'esito è positivo, dà luogo al rimborso. Hai parlato di consorzio, comunque questo è a livello nazionale, giusto? Non ci sono limitazioni? Sì. 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 Seconda domanda, se devo dichiarare il quantitativo di imballaggi esportati, è necessario legare le schede tecniche dei singoli imballaggi da cui si è... Sì. E vince il peso? Ragazzi, fate domande semplici. Allora, nel senso che noi dobbiamo dichiarare il quantitativo di imballaggi esportati. Quindi se io ho esportato, e faccio un esempio molto semplice, giusto per rendere l'idea, 20.000 bottiglie di Prosecco, tutte di Prosecco, la mia bottiglia pesa, ma ha pesata a campione, cioè con la bilancia che abbiamo in cantina, 400 grammi, quello sarà il mio peso unitario, non faccio altro che moltiplicarle per il numero di bottiglie, trasformarlo in tonnellate, e quello è sufficiente. Per cui il CONAI non richiede di allegare per conferma del peso unitario una scheda tecnica, va benissimo anche la pesata a campione, l'importante è che io dimostro come ho raggiunto quel risultato. Sì, interessante. Bene, allora, invece qui c'è una domanda che è un po' più ampia, va al di là, quindi credo è di Giuseppe, e credo che sia proprio per in generale per tutti. Salve, avete pensato di tracciare la vostra filiera di rifiuti, supply chain, utilizzando la tecnologia blockchain, ad esempio? È una domanda da convegno questa, grande Giuseppe, credo che sia davvero forte. Sì. Se posso rispondere io, se diciamo l'idea... Se vogliamo, non so, Giuseppe, poi vogliamo dare la parola a Giuseppe, se lui vuole intervenire, non so, o Riccardo, hai capito, giusto? Sì, cerco di capire la domanda. Se la domanda è trasformare la supply chain con la tecnologia blockchain, in virtù del fatto di creare ampi, diciamo, gestione di dati, mole di dati, che poi di fatto ha un collegamento all'economia circolare da questo punto di vista, ed è una domanda bellissima, tra l'altro tocca l'anima di Proetica, insomma, quindi grazie Giuseppe, non ci abbiamo pensato, nel senso che davvero... Questa è una genialata, grande Giuseppe, veramente questo potrebbe essere una cosa veramente forte. Credo che il suggerimento dovrebbe essere fatto al CONAI stesso, questa cosa. È veramente una domanda forte, grande Giuseppe. Non so cosa fa Giuseppe, ma veramente forte. Io mica frequento quelli che hai capito, è un delegato come me alla rete. Di fatto, se posso, all'oggi la gestione del rifiuto nelle aziende viene tracciata tramite registro carico e scarico, a meno che non siamo un'azienda certificata BRSI che quindi deve sottostare a degli adempimenti burocratici di registrazione diversi, però quello che penso a cui faccia riferimento, una sorta di registro telematico, correggimi se posso darti del tu Giuseppe se sbaglio, nelle cantine che seguiamo non l'ho ancora mai visto. Sarebbe un'evoluzione sicuramente di aiuto e che permetterebbe una circolarità, una capillarità di informazioni poi nevralgica e strumentale anche al CONAI, ma non solo. Quindi sarebbe veramente uno strumento assolutamente necessario e utile. Già, per quello che andremo a parlare anche del discorso di qualità fra due bravissima venerdì. Fra due venerdì avremo un webinar dove andremo a parlare di qualità
Credo che la tematica qualità risponda anche su, cioè andremo proprio a, come si dice, possiamo anche magari discutere, chissà, inserire anche un parere di Giuseppe, perché no, in questo discorso, perché non sta male. Va bene. Anche Laura potrebbe portarsi la sua esperienza di azienda certificata di BFC. Allora, se ormai sei del team, ormai sei una famiglia. Quindi manca solo al Brasile, Laura, se non sei già in Brasile, guarda. La trovo un po' difficile partire ora, però se mi date 5 minuti faccio un salto. Ci siamo capite. Allora, avete qualche altra domanda? No? Allora, se intanto... posso io, Karin, certo. se non metto in imbarazzo, oggi si è iscritto il signor Leonardo, che dalla Sicilia, insomma, si è iscritto a questo incontro. Proetica è partner OSM, Open Source Management, è una multinazionale che ha base in Italia. Se non ho capito male, Leonardo è un cliente di OSM Sicilia, diciamo l'organizzazione di cui è presidente Leonardo, vero? Ed è una realtà importante, insomma, molto importante, di Mazara, se non sbaglio. Sì, sì, sono cliente OSM, sono presidente di Cantine Colomba Bianca, esportiamo un paio di milioni di bottiglie in giro per il mondo, quindi dove stiamo investendo e stiamo per fortuna crescendo anche in un anno drammatico come questo. E quindi mi interessa il discorso di recuperare qualche migliaio di euro. E qui, ecco, che ho coinvolto, però non conosco gli altri partecipanti, mi sono permesso di coinvolgere il signor Leonardo, perché di fatto c'è stato davvero, come si può dire, un ingaggio forse a poche ore dall'incontro, insomma, forse di stamattina, insomma, quindi... Abbiamo dei produttori, abbiamo tanti produttori. Se c'è qualche produttore qua che vuole dei miei sopravvissuti, di quelli che sono riusciti a entrare. Ormai qualcuno, Vanessa è il team di Fabrizio, fanno altro, sono un gruppo di enologi. Giovanni, per Città del Vino, vuoi dire qualcosa? Non so se vuole intervenire. Giovanni? Non lo so. Non lo vedo neanche qua. Non so se... Eccolo. Voi intervenire? Sì, mi sentite? Sì, nome di Città del Vino? Sì, a nome di Città del Vino. Io sono il coordinatore regionale di Città del Vino della Sardegna. Vi faccio i complimenti per questa iniziativa, in particolare a Karin, che abbiamo avuto il piacere di conoscere qua nella nostra isola. Credo che sia una bellissima iniziativa, molto utile soprattutto agli imprenditori, quindi agli attori principali del settore enologico. Quindi vi faccio i complimenti, poi per domande specifiche è meglio che le facciano gli imprenditori. Comunque anche l'amministratore comunale è una cosa utile, sempre un arricchimento culturale da poi propagandare quando si fanno i convegni, le tavole rotonde con i vari imprenditori, insomma. Quindi ancora complimenti. Ci vuoi raccontare cosa gestisci te, tutta la parte della Città del Vino lì, tutte le cantine, cioè il lavoro che fate, insomma, non è una cosa da poco. Quindi è molto importante anche tutto quello che hai sentito, perché fai portavoce a tutte le cantine che, e secondo me, non sono riuscito a entrare, perché mi stanno ancora scrivendo. Sì, cioè, qualcuno so che è collegato, qualcuno non è riuscito, ma magari poi faremo avere il video. Manderò i video a tutti. Come amministratore comunale, con la delega all'agricoltura, è chiaro che il compito, penso, di tutti gli amministratori che abbiano questo ruolo sia quello di coinvolgere sempre gli attori principali di questo sistema, che sono gli imprenditori vinicoli. Nel mio paese, che si chiama Usin, in provincia di Sassari, abbiamo una realtà vinicola molto importante, abbiamo 10 cantine non grandi, che comunque imbottigliano, che creano un reddito importante per la nostra comunità di circa 4.500 abitanti, e per cui qualsiasi iniziativa che riguardi il settore enologico
è chiaro che vengono interessati in prima persona e collaborano pienamente con l'amministrazione comunale per varie iniziative, in quanto noi come comune, in un programma territoriale con la regione, abbiamo scelto il vino come attrattore principale culturale e turistico del paese. Quindi con il vino riusciamo a organizzare varie manifestazioni importanti, tra le quali anche quella di Calici di Stelle, che è una manifestazione di Città del Vino e del Movimento Turismo del Vino, e le aziende sono chiaramente le protagoniste. Tutto questo fa sì che poi si crei anche un certo indotto nella filiera turistica, perché chi viene magari a visitare le aziende poi si ferma a pranzare nei ristoranti, magari pernotta nel B&B e può apprezzare quello poco o molto che abbiamo a livello turistico. Ma questo è un ragionamento che riguarda tutte le amministrazioni comunali. E hanno veramente un vino fantastico, davvero. Vi invito anche a visitare quando c'è Calice di Stelle, che ho avuto questa opportunità. Esatto. Bene, grazie Giovanni, tanto tanti auguri, perché purtroppo è a casa in uscita di quarantena, sì. In quarantena. Va bene, grazie per la partecipazione. Io ringrazio a tutti, credo, se non ci sono altre domande, altri interventi. Vorrei solo... c'è qualcun altro che deve parlare? No. Sì, no, volevo ringraziare anche io tantissimo chi è intervenuto e promuovo appunto il fatto che ci contattino poi privatamente, magari per capire insieme e l'opportunità nella loro realtà. Grazie ancora. Grazie Silvia, grazie Laura, grazie a Proetica per essere il nostro partner sempre. Ormai siamo insieme in questo percorso di internazionalizzazione già da un anno. E grazie per la vostra pazienza in questo primo incontro. Sono certa che adesso andrà tutto meglio, sempre in salita. Allora, vi invito da venerdì prossimo, avremo altri incontri, vi invio credo da oggi stesso, domani, insomma, la mail con il video dell'incontro. Vi manderemo appunto un ebook anche del CONAI con i 5 passi per iscrivervi al CONAI, quindi tutti questi messaggi verranno messi per scritto da Riccardo. Vi inoltro anche l'ebook per vendere il vostro vino in Brasile con tutti i dati aggiornati, e vi invito a seguirci anche in quelli che sono, nel caso mio, nelle reti nei social, perché sono ovunque mi cercate mi trovate. Ringrazio Laura per la sua testimonianza, disponibilità, grazie Davide, grazie a tutti, insomma, della insomma, presenza, ripeto, anche pazienza. E il messaggio finale, che questo format KDS verso l'export, quindi nel caso in primis verso il Brasile, ma comunque export, chiunque può esportare. Il messaggio è che comunque esportiamo con i nostri partners per far sì che voi capiate che l'export è un processo che va fatto intanto con un metodo, con una strategia. Ci vuole tempo, ci vuole investimento. Noi facciamo il tutto perché le cantine possono riprendere questo investimento, e quindi cerchiamo qui in questi 8 incontri di farvi capire il quanto è importante, in primis perché i prodotti italiani, e detto da una brasiliana, so che fa un po' ridere, però il vino italiano è veramente la cosa più bella che avete, e questo è, non vi toglie nessuno, e sarebbe un peccato vedere dei paesi del nuovo nuovissimo mondo che producono sì buon vino, ma non è l'Italia, vendere ed esportare più di voi, perché purtroppo comunicano bene, purtroppo si sanno vendere, e oggi si sa che non è più purtroppo la qualità che vende, e chi sa vendere, quindi chi sa comunicare. Quindi qui noi dobbiamo unirci per fare quel passo in più. Oggi non conta più solo qualità, ok? È incredibile, ma è così. Voi avete territorio, avete storie, avete tante cose che affascinano il mondo.
Capero, dovete riuscire a urlare questo nel mondo. Quindi dobbiamo veramente unire le forze per poter portare fuori nel modo giusto questo ben di Dio e non far sì che arrivino i cinesini e vendano del loro vino. Io quando vedo a casa mia che importano il vino cinese li tirerei fuori in testa. Scusa se c'è qualche cinese qua, rispetto, non sono razzista, ma per l'amor di Dio. Quindi, niente, io vi ringrazio e vi chiedo solo, ciao carino, sono interessato al mercato brasiliano, se puoi mandare materiale. Certo, andiamo tutti in Brasile. Certo, Leonardo, dopo vi mando tutto, per email anche l'informazione Brasile, sicuramente. Anzi, noi siamo anche in campagna acquisto, lo sa anche Giovanni, che abbiamo coinvolto la Sardegna, stiamo cercando anche i vini siciliani. Insomma, il Brasile gigante si è svegliato, come ho detto l'altro giorno, perciò anche per questa cosa qua ci sentiamo. Io vi ringrazio. Riccardo, hai qualche cosa da dire? Mettiamoci il cuore, veramente. Facciamo tutto col cuore e i risultati poi arrivano. Ci vediamo venerdì prossimo e parleremo di OCM. 19. No, intanto con me venerdì prossimo, con un altro parco, esatto. Parleremo di OCM. Di OCM, di bandi. Con voi parleremo di qualità, filiera di qualità e di come certificarli, insomma, tutti i vostri temi, il 19. Adesso intanto prima dei programmi. Ciao, grazie ancora. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie. Ciao.